pianto fatale ieri prima mattina per un motociclista 46enne, troppo violento l'impatto col guardrail, non c'è stato nulla da fare. Auto si incendia in via Valerio a pochi passi dal distributore di benzina, tragedia sfiorata, evacuato l'edificio F dell'università. Crisi industriale, ne parla il Partito Democratico questo pomeriggio in un incontro pubblico, è davvero un momento magico la provocazione della Serracchiani? Amianto nell'Urban Center, l'assessore Lodi afferma, i lavori non si fermano, si proseguono dove non abbiamo trovato l'amianto. Raduno degli Alpini, un successo della diretta di Tele4 andata in onda ieri mattina, sono stati tanti i telespettatori ad averci seguito. La pallamano rischia di non essere più la squadra di riferimento a Trieste, 7 giorni per trovare uno sponsor altrimenti si chiude, l'appello del prof. Loduca. Verdi Olimpico in Giappone anche nel 2020 con Durandò, questa è una delle ultime uscite dal teatro Stato. Telespettatori di Tele4, buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che si apre con le notizie di cronaca. È stato fatale lo schianto di ieri in prima mattinata per un motociclista 46enne, troppo violento l'impatto contro il guardrail nel raccordo autostradale di Sistiana. Vediamo. Ancora una morte sulle strade, ancora un incidente sul raccordo autostradale. La vittima è Luciano Zeriali, 46enne triestino. Alle prime luci dell'alba stava viaggiando sul raccordo in direzione Trieste, vicino a Sistiana. Poi, improvvisamente, il buio, l'oblio, dopo lo schianto fatale. Luciano stava correndo con la propria motocicletta, prima di schiantarsi contro il guardrail. L'impatto, devastante, non gli ha dato scampo. Una pattuglia di carabinieri che stava perlustrando la zona ha notato il corpo e la Suzuki riversata sull'asfalto. Subito si sono fermati e hanno provato a rianimare il 46enne, residente a San Dorligo della Valle, in tutti i modi possibili, ma nulla da fare. Inutili soccorsi, lo schianto è stato troppo forte. Forse una distrazione, forse un colpo di sonno. Era mattino molto presto. Forse una curva svoltata male, ma sta di fatto che per Luciano non si è potuto fare nulla. Inizialmente nessuno si era accorto dell'impatto, nessun veicolo transitava da quelle parti. È passato del tempo prima che i carabinieri notassero il motociclista per primi. I militari dell'arma della pattuglia di Aurisina, coordinati con i sanitari del 118, a distanza via radiotelefono, hanno eseguito le loro istruzioni effettuando i massaggi cardiaci e sottoponendo l'uomo a tutte le manovre del caso. E sono stati proprio i carabinieri a informare i familiari di Luciano Zeriali dell'avvenuta tragedia. E poteva essere davvero una catastrofe quello che si è rivelato poi essere l'incendio di un'auto nel pomeriggio in via Valerio. Una catastrofe perché la macchina ha preso fuoco a pochi metri dal distributore di benzina vicino l'università. Vediamo. Pochi metri più in là e sarebbe stato un inferno di fuoco. L'auto che si è incendiata oggi in via Valerio attorno alle 16.30 è arrivata un soffio dal distributore di benzina di fronte all'università, mettendo in allarme tutti coloro i quali si trovavano in zona e chiaramente chi era vicino alla stazione di rifornimento. Tutto parte da un pick-up che percorreva la strada in direzione centro città. Il mezzo a un certo punto si è fermato all'ingresso dell'università con un principio di incendio in atto. Si presume che il conducente abbia agito d'istinto uscendo dall'abitacolo per cercare subito aiuto. Da lì a poco la situazione è iniziata a peggiorare e nemmeno gli estintori forniti da alcuni addetti dell'Ateneo sono serviti a calmare l'incendio che anzi si è fatto più intenso fino a divampare definitivamente travolgendo il mezzo, il quale si è spostato autonomamente avvicinandosi all'edificio F che per sicurezza è stato subito evacuato. Anche i veicoli posteggiati in zona sono stati fatti spostare per evitare una catena di inneschi che potevano diventare oltremodo pericolosi. Sul posto sono intervenute 2 autopompe e un pick-up dei vigili del fuoco più personale della polizia locale per la parte relativa alla viabilità. Il mezzo, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato rimosso dalla carreggiata. Non risultano feriti nell'incidente. Ruba alcune monete dalla cassa di un negozio e va a spenderle per bersi la birra in via Torino. Protagonista un cittadino polacco. Sentiamo. È entrato in un negozio scassinando la porta, ha rubato alcune monete dalla cassa e è andato in via Torino col malloppo per bersi una birra. È successo ieri notte, protagonista della vicenda un cittadino polacco di 27 anni. Lo straniero si è introdotto in un negozio di oggettistica in via Cavana, aprendo le porte d'ingresso scorrevoli a mani nude, ma è stato immediatamente notato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine tramite il 112.
Poco dopo è anche scattato l'allarme antintrusione e il polacco è uscito allontanandosi, ma la polizia lo ha trovato in via Torino, mentre si beveva una birra. Il titolare del negozio in questione, invece, ha appurato lo scassinamento e l'apertura della cassa, notando la mancanza di alcune monete. Mentre il 27enne, una volta portato in questura, è stato prima fotosegnalato e poi denunciato per furto aggravato. Nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha rubato le targhe rumene a un furgone parcheggiato in via Genova. Il proprietario del mezzo ha chiamato ieri nella mattinata il numero unico di emergenza 112 e sul posto si è recata una pattuglia della polizia. Andiamo adesso a parlare di crisi industriali, o meglio, ne ha parlato il Partito Democratico questo pomeriggio con la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani, che ha provocato così il centrodestra. È davvero un momento magico per Trieste? E ci siamo posti un tema tra crisi e opportunità, è davvero un momento magico per Trieste e lo facciamo affrontando i vari temi che sono aperti, da Porto Vecchio alla crisi industriale complessa, al sito di interesse nazionale, a tutte le proposte e le opportunità che si possono fare per questo territorio, a partire ovviamente dal porto e dal suo indotto. È davvero un momento magico per Trieste oppure no? Il monito proviene dalla deputata del PD Deborah Serracchiani, che nel pomeriggio assieme al consigliere regionale Cosolini, alla segretaria provinciale Laura Famulari e a Caterina Conti, sempre del PD, si è posta all'interrogativo prendendo spunto dalla celebre affermazione del sindaco di piazza. E c'è dunque quel gusto della frecciatina da parte del centro-sinistra nel presentare l'iniziativa di oggi volta ad approfondire il tema dell'industria a Trieste. Secondo Serracchiani affrontare le crisi non è mai facile, ma sta tutto nel prenderle per tempo e prevenirle, da Sertubi al porto, passando per Mercatone 1, la tirata d'orecchi e al governo e alla regione. Le crisi vanno affrontate per tempo, non devono essere rimandate, non si deve prendere in giro i lavoratori dicendo che c'è chissà quale prospettiva o chissà quale iniziativa in campo, bisogna essere concreti. Le crisi non arrivano all'ultimo minuto, possono durare anche nel tempo, come abbiamo visto anche nel caso di Sertubi. Sul caso di Sertubi però una proposta concreta per esempio c'è già, l'Europa ha fatto un mezzo passo avanti dicendo che i tubi potevano essere lavorati anche in Italia e anche a Trieste, peccato però che l'Agenzia delle Dogane Italiane non sia stata mai correttamente informata su questo e abbia preso un'iniziativa completamente opposta. Qui deve intervenire il governo e deve intervenire la regione, devono battere un colpo perché non si tratta solo di sedersi ai tavoli di crisi una volta che la crisi è conclamata, ma prevenire che questo avvenga. L'ambiente è di tutti, né di destra né di sinistra. Questa è la risposta dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha voluto così rispondere a Legambiente, che in questi giorni ha puntato il dito contro la regione. Vediamo. Quanto mai curioso questo attacco, anche perché noi consultiamo regolarmente tutte le associazioni ambientaliste e condividiamo con loro il percorso delle norme e delle leggi, tanto che mi posso vantare del fatto che la maggior parte delle norme e leggi regionali vengono approvate dalla totalità del Consiglio regionale, quindi anche dalle opposizioni. Quindi l'ambiente di tutti non è né di destra né di sinistra, anche se qualcuno si vuole appropriare del tema ambientale, come certi movimenti politici che coprono il colore dell'ambiente che è il verde, ma esso appartiene a tutti. Risponde così l'assessore all'ambiente del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro alle critiche mosse alla regione e di riflesso al suo assessorato da parte di Legambiente, che di fatto boccia le politiche regionali per i disastri ambientali causati dalla tempesta Vaia. Legambiente fotografa ogni anno la situazione ambientale e culturale dei territori montani e assegna 3 riconoscimenti. Nel 2019 in regione sono state assegnate una bandiera nera, 2 verdi e una grigia. Le bandiere verdi per chi migliora la qualità dell'ambiente culturale dei territori montani, le bandiere nere per chi provoca danni all'ambiente e all'ecosistema. Infine le bandiere grigie, le quali stanno a indicare le ipotesi progettuali negative per l'ambiente e sulla sostenibilità. Certi estremisti ambientalisti del salotto magari non vogliono lo sghiamento di un fiume, ma questa è una cosa che va fatta assolutamente insieme agli alberi che insistono nell'alveo del fiume, perché domani la prima piena, o come è successo in ottobre con la tempesta Vaia, se questi alberi e il fiume non viene sghiaiato, poi si può creare un effetto diga e ne vanno di mezzo gli animali che sono morti nella tempesta Vaia, oltre all'ambiente, ma anche, Dio non voglia, anche le persone. Quindi la tutela della vita umana e animale del territorio è prioritaria, quindi un minimo di intervento va fatto, e in questo è il senso dell'intervento del Presidente della Regione e ovviamente quello dell'assessorato all'ambiente. Seduta straordinaria della Giunta regionale questa mattina per affrontare la pianificazione della manovra di assestamento di bilancio. Si punta su sanità, infrastrutture e investimenti.
La manovra di assestamento pianificata dalla Regione da una parte sblocca una serie di fondi per importanti capitoli che necessitano giocoforza di una boccata d'ossigeno, dall'altra apre nuovi stanziamenti a titolo di investimento e neanche a dirlo il comparto sanitario è quello su cui vengono dirottati buona parte dei denari messi a disposizione, in particolare per i rinnovi contrattuali, non solo salute ma anche lavoro, turismo, agricoltura e infrastrutture. Questo quanto emerso stamattina nel corso della riunione straordinaria di Giunta con l'approvazione preliminare del bilancio 2019-2021. Importanti risorse per quanto attiene il mondo del lavoro, penso ai cantieri lavoro, alle politiche di sostegno del lavoro e poi anche a tutto il comparto relativo al turismo e in particolare ai grandi eventi e ai contributi per le imprese. Dopodiché ci sono importanti risorse anche in termini di investimento dal settore sanitario al settore delle infrastrutture, penso alle iniziative per i porti, alle iniziative per la valorizzazione dei centri minori e anche alle iniziative per l'acquisto degli scuolabus, una norma molto apprezzata dai nostri comuni più piccoli che hanno fatto grandissima richiesta per la quale introitiamo ancora bisogni da questo punto di vista e quindi inseriamo delle risorse importanti. E poi penso al turismo, alle infrastrutture appunto di questo tipo turistiche, insomma un pacchetto di iniziative importanti per continuare nel rilancio del nostro territorio, anche per quanto attiene l'agricoltura, che avrà dedicato investimenti importanti per quanto attiene i danni ancora derivanti dal maltempo e poi per il fondo emergenze e risorse che vanno anche a dare risposte alle piccole esigenze che sono proprie del nostro modo di fare agricoltura, ma che sono valoriali nello sviluppo di questo territorio. Il cantiere non si ferma del tutto, prosegue in altre zone del palazzo, diverse da quelle in cui è stato trovato l'amianto. È la rassicurazione dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Trieste, Elisa Lodi, sulla situazione dei lavori all'Urban Center di Corso Cavour. Un progetto importante ovviamente quello del Urban Center, sono state ritrovate tracce di amianto, quindi insomma si sta procedendo con la relativa bonifica, con l'autorizzazione all'azienda sanitaria. Ci sono fibre d'amianto nell'edificio di Corso Cavour che ospiterà il futuro Urban Center. Il pericoloso materiale è stato trovato nelle tubature durante i lavori di riqualificazione del palazzo che risale agli anni 50, ma il cantiere non si blocca, assicura l'assessore ai lavori pubblici Lodi. È una situazione che purtroppo rileviamo in diverse strutture quando ci sono interventi di manutentivi e quindi una volta risolti noi comunque stiamo andando avanti con l'altro lotto relativo ai lavori di ristrutturazione di tutta la struttura. Il progetto dell'Urban Center iniziato 2 anni fa prevede la trasformazione dello stabile di Corso Cavour sui 3 piani in una sorta di incubatore di imprese aperto sia ai cittadini sia agli enti scientifici del territorio. Ricordo che la ristrutturazione riguarda 3 piani dove i lavori sono già in corso e è un'opera importante perché sono oltre 1 milione di euro di intervento di riqualificazione al cui si sta aggiungendo un nuovo progetto di 200.000 euro per la sostituzione dei serramenti esterni. Quindi noi continuiamo con questi lavori per la realizzazione dell'incubatore che poi vedrà poi l'effettivo allestimento dell'area dedicata. Passiamo adesso a una notizia, il sindaco di Trieste Di Piazza ha incontrato il professor Franco Del Campo, direttore del Centro Federale di Trieste della FIN, Federazione Italiana Nuoto, al quale ha consegnato una targa predisposta dal presidente della Federazione Nazionale Paolo Borelli in occasione della Final Six di pallanuoto maschile, svoltasi recentemente a Trieste, a testimonianza della grande positiva collaborazione tra il Comune e la FIN. Ascolti record ieri per la diretta del raduno Triveneto degli Alpini di Tolmezzo trasmesso da Tele4, ottimi ascolti anche per gli speciali ring di venerdì e sabato, l'anno prossimo il raduno Triveneto si svolgerà ad Asiago, Tele4 oltretutto riproporrà la sfilata in replica mercoledì alle 21, intanto vediamo il servizio. Ecco il passaggio del contingente ANA triestino ieri a Tolmezzo durante il raduno Triveneto degli Alpini. Un contingente piccolo, salutato comunque dall'affetto del pubblico e da quello degli organizzatori. Come sempre, del resto, giacché il legame fra la nostra città e gli Alpini è fortissimo, come dimostrano le 6 adunate nazionali ospitate in città. Trieste c'è!
Trieste è presente, Trieste con il suo carico di storia, con i suoi eroi, con i suoi fratelli Slataper, con la sua Valla Rosandra, con il suo magazzino 18, con i luoghi della vergogna e della dimenticanza, Trieste c'è. Ieri a Tolmezzo hanno sfilato in tutto in 18.000, lungo le strade di una città il cui rapporto con le penne nere è indissolubile nonostante la chiusura delle caserme. Un rapporto più che solido, esploso letteralmente al passaggio dei contingenti friulani, contrassegnato da applausi scroscianti. Dedicato all'ottavo reggimento alpini, con la creta verde, con le chiane vatte, con il rifugio Marinelli, col Celon che con le sue bianche ghiaie riflette la luce su Timau e su Ermagor. Tele4 ha trasmesso la diretta della sfilata ieri mattina, seguita complessivamente da 28.000 triestini, ed anche gli speciali ring di venerdì e sabato, dedicati al raduno, hanno registrato ottimi ascolti. Alla fine dell'appuntamento di Tolmezzo, la consueta consegna della stecca ad Asiago, dove il raduno triveneto è in programma il prossimo anno per celebrare il 100° anniversario del primo raduno sull'Ortigara, mentre la radunata nazionale degli alpini nel 2020 si svolgerà a Rimini dall'8 al 10 maggio. Rieccoci con il nostro telegiornale. Una settimana di tempo per salvare la pallamano Trieste. L'appello lanciato oggi da Prof. Lo Duca, presidente del club, che ha palesato le difficoltà di rintracciare uno sponsor per garantire la prossima stagione sportiva. Vediamo. Salvare 50 anni di storia, un fatto non da poco quello che riguarda la pallamano Trieste, che se entro una settimana non troverà uno sponsor pronto a dare una mano, consegnerà le chiavi della società di 5 decenni di sport, cultura, impegno e successi in mano al sindaco. L'appello odierno proviene dal cuore, da parte di chi ha speso una vita, vinto 17 scudetti, 6 Coppa Italia, ha fatto crescere molti giovani con i valori sani dello sport e punta proprio alla buona volontà, alla sensibilità e, inutile nascondersi, al portafoglio di uno o più sponsor pronti a garantire il prossimo anno sportivo, così come la festa per i 50 anni del club. La situazione è tragica, però c'è ancora una settimana di tempo per trovare eventuali sostenitori, sponsor, eccetera, pertanto voglio essere ancora un po' ottimista, nella speranza che la città, le istituzioni soprattutto, sono stato a parlare col sindaco, col governatore Federica, per vedere che sia la possibilità di reperire qualche sponsor, perché non sono cifre enormi come può essere basket o calcio o roba del genere. Adesso sto aspettando delle risposte, però chiaramente questa settimana è decisiva, no? Per fare i conti della serva servono almeno 200.000 euro per dare continuità alla pallamano. E dopo la scelta di Allianz di smarcarsi, Prof. Lo Duca e gli altri dirigenti sono pronti a battere ogni strada puntando all'aiuto delle istituzioni. L'anno scorso il sindaco ci ha trovato lui la sponsorizzazione Allianz. Quest'anno sono andato a parlare e non c'era l'intenzione di continuare. In questo momento era l'unico sponsor che avevamo disponibile. Adesso io mi auguro che le istituzioni, seppur il tempo è brevissimo, riescano a trovare delle situazioni favorevoli per noi in modo da poterci iscrivere. Dopo c'è il tempo anche per poter lavorare a cercare altri sponsor più piccoli, ma che ci permettano di fare un'attività valida. Ecco. Ciò che invece resterà in piedi sarà il settore giovanile, grazie al supporto di Alabarda e Onoranze Funebri, nella persona di Michele Semacchi, sponsor e dirigente che, come per gli altri dell'ambiente, sta spendendo anima e corpo per la causa della pallamano. Senza un supporto economico, senza uno sponsor, al limite possiamo continuare con l'attività giovanile, perché ci sembra morale e educativo continuare a tenere queste centinaia di ragazzi che abbiamo sia qua che nelle scuole. Però dopo con la prima squadra è un discorso diverso. Pare ci sia un accordo tra le società di tiro, baseball e Alabarda Trieste per l'utilizzo del campo di Opicina. Il tutto è stato reso noto in una conferenza stampa questa mattina. Vediamo. Da mercoledì dell'altra settimana l'Alpina, tiro dinamico triestino e l'Alabarda Trieste hanno titolo per rimanere lì, per far tutta l'attività in sicurezza e secondo le norme.
Sembra sia stata fatta chiarezza. Ora le tre società, la Barda Trieste, Alpina Junior e la squadra di tiro, potranno allenarsi presso il campo di Opicina per concessione demaniale civile. Aggirato quindi il demanio militare, dovrebbe esserci piena soddisfazione da parte delle tre società per usufruire di quel luogo che tanto era agognato e permettere lo svolgersi degli allenamenti. Ora è tutto passato di mano al CONI, che avrebbe concesso il posto. Molto semplice, abbiamo tolto di mezzo quelle che erano delle difficoltà dovute al fatto di chi era la proprietà, eccetera. Adesso la proprietà è passata al demanio statale, Agenzia delle Entrate, la quale l'ha concessa al CONI, la quale a sua volta l'ha concessa sostanzialmente attraverso le federazioni alle tre società che non operavano più lì perché non avevano titolo. Mi dispiace di non aver partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta oggi, ma purtroppo gli orari erano in contemporanea, si svolgevano le due cose, quindi ho preferito andare sull'incontro con l'assessore Giorgi. La mia società effettivamente sta trattando con la Federazione Italiana Baseball per riacquisire il campo di Opicina. Stiamo definendo gli ultimi accordi, ma il nostro interesse per il campo di Prosecco rimane vivo. Andiamo avanti. Il vento forte di questa mattina ha rovinato il manto verde del campo allestito in Piazza Unità d'Italia in occasione degli europei Under 21. Lo vedete dalle immagini registrate questa mattina attorno alle 10, che non hanno permesso neanche lo svolgimento di un'esibizione di freestyle con i ragazzi che erano presenti lì proprio per, eccoli qua, per esibirsi con i numeri col pallone. La bora però non rovinerà la festa così tanto a lungo, infatti il comune si è subito adoperato per rimettere in sesto il campo A5, che per oggi ha dovuto far saltare tutte le prenotazioni per giocare proprio nel campo di Piazza Unità, ma che da domani riprenderà la sua ordinaria, seppur temporanea, fino al 24 di giugno, attività sportiva su prenotazione. Il prossimo anno, e cambiamo argomento, nuova tournée del Verdi in Giappone. In occasione delle Olimpiadi, il Teatro Lirico Triestino sarà presente con la Turandot. Oggi la firma di una nuova convenzione di durata triennale. Umberto Bosazzi. Si intensificano i rapporti di per sé già stretti del Teatro Verdi col Giappone. Oggi è stato siglato un nuovo accordo dal direttore generale della Fondazione Antonio Tasca e dal presidente della Kita Kyushu City Opera, Gudo Hasui, con cui viene rinnovata per altri 3 anni, fino a luglio 2022, la convenzione con l'opera nipponica situata sull'isola di Kyushu, nell'ambito dell'attività internazionale del teatro, che porterà in Giappone, in occasione delle Olimpiadi del prossimo anno, la Turandot, titolo che fra l'altro inaugurerà la stagione 2019-2020. L'accordo siglato oggi prevede anche l'ospitalità a Trieste della compagnia nipponica per consentire agli artisti di conoscere il modello produttivo del teatro lirico e di approfondire la tradizione operistica italiana. Intanto si va sempre più perfezionando la tournée che da metà ottobre porterà Traviata in una decina di teatri giapponesi. Il direttore del Teatro Stabile Franco Però e il mezzo soprano Nicoletta Curiel tracciano per Tele4 un ritratto di Franco Zeffirelli. Il grande regista scomparso sabato venne poco a Trieste, ma il suo apporto all'arte dello spettacolo è stato enorme e davvero non conosce confini. Come Visconti, uno che ha toccato tutti i campi dello spettacolo. E tutti allo stesso livello, molto alto, cioè prosa, lirica, cinema. In questo è un allievo in effetti unico, credo, di Visconti. Così Franco però analizza la figura di Franco Zeffirelli, l'immenso regista scomparso sabato mattina che, per dire la verità, portò pochi spettacoli a Trieste. Al Verdi arrivarono fra il 65 e l'87 un Falstaff, una Manon Lescaut e una Figlia del Reggimento, nei quali il suo apporto si limitò alle scenografie, nel 64 a San Giusto il suo Giulietta e Romeo. Però sottolinea anche quanto lo Zeffirelli regista teatrale abbia contribuito a portare in Italia, agli inizi degli anni 60, tanto teatro anglosassone contemporaneo. C'era per chi così si è formato negli anni 70 una erronea valutazione, perché era finito quel periodo e ormai era regista di liriche, regista di grandi film, questo amore per il grande cinema, ecco, che in qualche momento, negli anni 70, allontanava da chi iniziava, no?
Chi ha lavorato con Zeffirelli ne sottolinea l'attenzione per ogni aspetto di una messa in scena. Aveva una cura quasi maniacale dei particolari, di tutta la cura proprio del gesto, dell'azione, dunque era un arricchimento totale. Perché è vero che Zeffirelli fu anche scenografo e costumista, dalle intuizioni geniali e dalle esigenze non da poco. Questa sua capacità di reinventare gli spazi nella lirica, eccolo, questa è una cosa che ogni tanto degli scenografi indirettamente vedo che mi riportano, sono cose che magari uno non le dice, però rimane sotto, rimane come più che un filo rosso, un sostrato, uno che poi ruba senza rendersene conto. Ricordo di aver debuttato con lui in una edizione di Cavalleria Rusticana alla Scala e avevo, mi ricordo, un costume meraviglioso dove lui aveva curato anche i costumi, una cintura fatta tutta di camei veri in degradé, che era un gioiello solamente la cintura, quindi voglio dire, cose veramente mitiche. In definitiva dunque un vero artista e come tale un uomo di carattere. Devo dire, era molto 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 diretto, cioè quello che ti doveva dire te lo diceva, non c'erano filtri. Ospiti di Umberto Bosazzi domani mattina a Sveglia Trieste, Paolo Menis, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, e Maria Teresa Bassaporopat in consiglio comunale con i cittadini. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, a voi tutti una buona serata.